Eh sì, stream live. Arrivederci, gente. Vederci. Eh sì, stream live, ragazzi. Salve a tutti, buonasera a tutti. Emily. Gli occhi che non vedo più la Neanche strada. Emily. Un attimo, sto sbagliando i droni. Ah, ok, scusa. Bom, ragazzi, eccoci qua. Buonasera a tutti con Emily Wilson. Perfetto. Ok, eccoci sono. Dimmi. Ho fatto, mo lo metto nel database. Sì, segnalo come nuovo, però l'hai fatto okay. Di nuovo. Purtroppo il problema è quando capita. Qualche dimenticanza. Io vi saluto, ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao. Più tardi. C'è Serena? Non credo, prova a chiamarla. No, non c'è. Vabbè. Ok. A posto fatto. Madonna mia. Io vi faccio no, tutti i documenti addosso. Cosa? Tutti i documenti addosso per vedere, farli vedere a Serena, dormi ancora da giorni. Oi, ma come stai? Lavoro per non ricordare. Va bene, quando hai bisogno. Se hai Grazie. bisogno di qualcosa. Grazie mille. Prego, è il minimo. Ieri non ti ho vista al matrimonio di Mark e Allison. No, ieri ho avuto un po' da fare per quello. Bene, bene. Devo fare un sacco di cose. C'ho una lista di cose da fare, te non hai idea. Devo parlare con Serena riguardo delle fatture, dei documenti su riguardo alla coposta. Parlare con Pond, con il capitano, per questione di un agente. Ho fatto un verbale per un avvenimento di un agente. Parlare con Yuri Tanaka perché è stata licenziata, però lei mi ha scritto varie cose via mail che forse voleva Aspetta, tornare di nuovo. come se... Ma chi è stata chi Cioè, non ho Tanaka? capito Scusami. bene, Yuri Tanaka non ha licenziato, ha lasciato lei, non ho capito bene cosa sia successo, quindi voglio parlarne. Poi devo parlare di nuovo con Servizio. Cornelius Pond per questioni ASU della polizia, poi devo fare un corso accelerato per gli inseguimenti, i cadetti e gli ufficiali, sistemare poi una questione dei sequestri dei veicoli. Oh. Questa è la lista di cosa da fare. Mazza, dove c'è la Arretrate, lista della spesa? Hai arretrate, che devo. pagato? C'è Di tutto. piano si aggiunge sempre più cose, si gioca. Vabbè. C'è tutto, bravo. Madonna, ma... com'è stato poi il matrimonio? Alla fine poi io, diciamo, ero lì, comunque ero lì, ma non ero lì, diciamo, ero lì perché ero. Comunque, no, era sulla spiaggia, un po' di gente, un po' di gente Eh sì, strana, che. sapevo che... Se guarda, è stato poi il problema, no? È che c'era, essendo pubblico, un po' di gente un po' strana, cioè. Si è autoinvitata. No, vabbè, alla Esatto, fine tutti gente. erano invitati, Sì, però gente diciamo. che, essendo stato un matrimonio pubblico, è arrivata gente un po' strana, che si dorme, un tipo che si è addormentato. Sai quello che avevo arrestato la scorsa volta, che ha rubato la macchina lì? C'eri tu, Negan Che Walker, là, cazzo? come si chiama? Ah, beh, ah, sì, C'era lui che si era Negan addormentato Walker. in piedi lì. Ecco, E niente. tieni conto, vabbè. Niente, comunque, altra gente un po' stranina, però alla fine sono passate anche gli aerei col fumo bianco, blu e bianca, blu, bianco, blu. Oddio, Oddio, hanno ho pigliato un sentito palo. No, hanno pigliato il un rumore. Grazie per palo l'host, pieno. Mauro, grazie per Niente. l'host. Ah, che cosa bella. Che bella. Sì, Molto poi bella dopo davvero. siamo trasferiti al McKenzie.
dal McKenzie abbiamo preso l'elicottero, 4 persone alla volta, e siamo andati in una spiaggia meravigliosa, isolata, non raggiungibile in macchina, ma solo in elicottero col quad, con fuoristrada, diciamo. Bellissima, lì c'era da mangiare, da bere, infatti ho cantato 5 panini col pesce e da bere qualche birra, sì. Che bello, buono. Peccato che non c'è rematori, fuori città o eri città ma lavorare? No, era lavorare per quello. Ma in città? Sì, in città, città. E niente. E stasera c'era un altro matrimonio, ho sentito. Ancora? Sì, mi sembra, non lo so, però tipo non ho fatto nessun invito, a me non mi ha dato nessun invito, però la voce sa che gira in città, quindi mi sembra che sia un matrimonio, mi sa, stasera. Buon pomeriggio, nonna Dadda. E già, ma ora comunque ti saluto. Non ho capito, mi sembra Peppina e Cosimo, no, le cose. No, si sono lasciati. Ah, il gaffo, vabbè. Ma quali sono lasciati, scusami? Ieri me l'ha detto Cosimo. Ma dovevano sposarsi loro? No, ha detto che si sono lasciati. Niente. No, si sono lasciati. Ieri me l'ha detto Cosimo. Doveva essere oggi, mi sa, il matrimonio. Oggi, però Peppino, cioè Cosimo mi ha detto, sai Marghe, cioè stavo ieri in ospedale, no? E mi ha detto, sai Marghe, Peppino mi ha lasciato. Ai. Vabbè. Quindi. Peccato. Vabbè, peccato, non possiamo scoccare. Altro cibo, è un'altra festa, non si può scoccare. Stacci. E niente, io faccio un giretto. Sì, mi sembra con la moto sei in giro tu. Sì, no, è troppo. Mi sembri Last Call, mi sembri. No, oddio no. Last Call andava sempre a giro in moto. No, è perché è veloce, è pratica, capito? Ma te lo ricordi ancora Last Call? Porca puttana. Come se me lo ricordo. E Dong Cheng? E va bene. E Wallace Walker? Ma i best. No, però io ricordo le pattuglie più belle, ecco, devo dirlo, anche se tanta gente non piacerà, le pattuglie più belle che ho fatto sono state con Dong Cheng e Wallace Walker. Sono state le pattuglie più belle che io abbia mai fatto con loro. E una volta mi sono, ancora quando Rust era un agente normale, sono in pattuglia con lui, mi sono divertita un sacco perché ho fatto una piccola operazione sotto copertura. E mi ricordo lui ci fingeva mio marito. No, una roba top da ridere, cioè. Le prime settimane quando sono da qui mi sono divertita tantissimo. Poi un po' è iniziato a diventare sempre più stressante o barra noioso. Però devo dire, le pattuglie più belle sono state con Cheng, quando andavo con Cheng e Wallace. Oppure in bici, lì è stato bello. Sì, era bello. Quando tutto era tranquillo, non morivano persone ogni sera. Lui aveva contro mano, chi è? Si è fermato qua, credo che verrà a venire qua. Parlerò. Vabbè, vediamo cosa vuole quello. Che cazzo. Mi sa che è una donna come cammina. Oppure un uomo un po' effeminato. No, vedo capelli lunghi, vedo. Che cazzo è? Ah, è Cassandra, la vedo da qua. Ah, già, è brava contro mano, eh. Vabbè. Diciamo. Aspetta. Vabbè, è stata una svista. Allora, Cassandra, multa del 5%. Complimenti, Cassandra, che va contro mano. Contro mano, no. Sì, è contro mano quello. Complimenti a Cassandra, complimenti. Insomma, forza dell'ordine che vanno contro mano. Brava. Adesso sarai multata del 25%. E dovrai pulire, tu dicessi, della centrale delle sceriffe. E adesso addetta alla Cessi di casa mia. E niente. Devo tenere. Ma detto che ormai ti sieni sempre questa sciarpa addosso tu, Sì, no, ma le piace. Ci trovo bene. È carina, le sto bene. È una bella sciarpetta. Che grado sei, Cassandra, ora? Sempre vice scelto? Sì. Sì, guarda che passa caporale, dai, mamma mia. E tirchi, allora, e siete con i gradi, no, voi, mamma. Allora, dopo mi sembra che dovrebbe stare tenente. No, a noi, no, bugia, a noi c'è. La gerarchia è, vice sceriffo scelto. Poi c'è, no, non c'è tipo, esatto. Vice no, non c'è vice sceriffo. Non c'è più vice sceriffo, visto guardando quella che c'è sul database,
No, vice sceriffo, vice scelto, poi caporale, poi c'è detective, caporale. No, caporale, poi detective, io vedo qui. Caporale, poi detective, ma mi ricordo, vabbè, dai, poi... Ah, però, caporale, Cassandra, è presente, dai, mamma mia, pare più vecchia di servizio, guarda, no. Quelli nuovi. Vabbè, vedremo, vedremo. No, però... No, è per dire, più vecchia di anzianità di servizio. Vabbè, ma tanto non cambia un cazzo, sinceramente. Sì, sì, fidaci. No, sì, tanto... Noi siamo così, ecco, come si dice, rigidi, ecco, non è che cambia tanto se da scelto a caporale. Alla fine, sì. Anche se tu, cioè comunque sei superiore ai cadetti, quindi alla fine li comandi lo stesso. Esatto. Cioè, poi è bello sentire caporale oppure sergente, è bello sentire il nome così. Sì, però... Oh, io ho detto che voleva diventare detective, lei non ha voluto mandare... Ciao, Lee Brown, ciao. L'ha mandato Luigi Soprano. E niente. E niente. Oh, madonna. Ma tu avevi fatto il provino, ti avevi fatto la richiesta, che so? Per cosa? Per detective. No. Mm-hmm. Ho avuto brutta esperienza da te. Mi sono offese, meglio, guarda, meno cazzi. Grazie, vabbè, io me... non ho meno cazzi per detective. Io ho scelto la strada sergente fino alla vita. No, detective, sì, ma che sei pazzo? Buonasera. Chi ha tutta la pazienza? Chi è che ce l'ha tanta pazienza per detective? Guarda, io ormai l'ho persa per strada. Ecco, io non l'ho mai avuto. Signore e signorino. Che è, signorino? Le sto facendo un complimento. Ah, grazie. Prego. Il tempo che vuoi. No, buonasera. Se... Sale. Dimmi... Non so, perché sul... Salve. Sulla radio degli Eagles. Minga. Dicevano che adesso facevano le prove, però non mi sta rispondendo più nessuno. Mi dica. Non so. Ah, no, in realtà sono passato a fare delle chiacchiere. Ah, vabbè, perché allora non so se andare adesso alle 9. Vuoi fare il ieri? Pasquale me l'ha detto prima. L'ha detto prima in radio, giusto? Pasquale aveva detto prima in radio che stavano a fare le prove con l'aereo, con l'Eagle. Mi sembra. Prova a chiamarlo, Pasquale Cassà. Ho paura che è sul caccia, quindi se Vabbè, non ti risponde al massimo, Al massimo non ti risponde. Provo a chiamarlo. No, al massimo si ietta. Che mai potrebbe succedere? Sì, al massimo si uccide. Povero Pasquale, vabbè. Poverino. Vabbè, signori, io vado a fare un giretto. Va bene, ci vediamo. Se avete bisogno, il mio numero ce l'avete. Sbagli anche te? Allora io sto dormendo, veramente mi sto veramente addormentando. Che cazzo? Niente, vabbè, un drago. Scusate, ho sbadigliato. Mazza lo sbadiglio, sembrava un orso. faccio un giretto, ma torno presto, fatto giusto così. Occhio, chi è questo con la macchina? Il vocal. State tutti attenti con gli occhi aperti. Oggi pomeriggio c'era brutta gente. Me l'ha detto Pasquale, mi ha detto che è stata una giornata movimentata. Sì, uno l'ho preso, gli ho staccato la testa. Va bene, guarda, io. Che ha fatto? La cotta nel forno con patate e carote? Sì, lo mangio domani a cena. A cena. Ma un po' di inglese però a cena. Io direi meglio a pranzo, sinceramente. No, a cena è buono, bello sostanzioso. Dopo la palestra, sa che fame che c'ho. Non so, poi di contorno metto le dita. Ecco. E via. Fatta, mi sta venendo il disgusto, veramente. Se vuole venire un giorno a cena da me. Ma guarda, se c'è una testa alle dita, preferisco di No, ma tanto cioè, sono tutti criminali, tutti quelli che mi rispondono male. Ho capito. Ah, ma che gioia. Prima li minaccio e poi se continuano faccio questo. Ok. No, però, l'unica cosa, se gentilmente potete non andare sotto il tequila, che ci sono un po' di occhi che a furia di giocare a freccette, qualcuno poi è rimasto incastrato nelle freccette, io l'ho dovuto levare e poi è rimasto lì. Quindi se gentilmente fate attenzione quando andate là, grazie. Sì. Grazie. Io vado a fare un giro in moto perché mi sto addormentando. Ok, andare in moto. No, non mi schianto. No, non mi schianto. È solo che
mi annoio così a sta fermo. Vabbè, ci chiami, ciao Grave. Sì, sì. Certo, tanto sto con... con i tacchi, sai. Ma che Sandra che fa? In moto. Certo, io posso fare tutto con i tacchi. Tu vai a inviarmi. Perfetto, vabbè, io vado in pattuglia. Allora. Ciao a tutti. Cavolo, ragazzi, questo è tosta. Andiamo. Ci conviene. Vado a fare un po' di multe. Non le faccio da tantissimo tempo. Ah, ecco. No, devo, gli arretrati. Non lo so, questo maschilismo che uno può andare in tacchi sulla moto, scusa. Ma è il problema. Tanto le marce io se lo giro solo con tacchi, quindi. Ma non ho capito. Sono al lavoro. Questi maschilisti, eh. Ma è sta macchina ribaltata? Ma che ne... Vabbè. Ah, prendiamo la macchina allora. Andiamo un po' in pattuglia. Pattuglia. Quanti siamo? 11 spettatori. Oh mio. 11 spettatori, ragazzi. Wow. Quanti siamo? Ha sbagliato. Macchina sbagliata. Ciao Leodaigo, ciao. Perfetto, va. Ottantacinque. Mari, ciao. No. Ciao. Basta. Ciao. E niente. Andiamo a fare un po' di multe incazzata per quello che è successo. Salve, sergente. Ah, sergente? Da un mese ormai. Ah, non lo sapevo, mi scusi, sergente. Sì. Beh, miei complimenti allora. Sì, grazie. Prego. Arrivederci. Ah, va bene. Vabbè, speriamo di vederla più tardi allora. Oggi stronza violentona, sì. Ma gli aerei. Madonna, quanto fanno laggare. Oh, lagga. Bandiera italiana. Madonna, mi hanno fatto laggare. Oh. Ah, ok. Devo andare a prendere degli sciroppini in centrale.
perché vede che ci manca un po' di vita. Solo del porto d'armi, ecco, se posso chiedere, chiaramente. Se non è da farato o altro. No, mi dica, allora, dipende da che reati... Salve, buonasera. Dipende da che reati ha. Ecco, no, sono pulito come un pesce appena... Ok, allora, d'acqua. Per la pistola sono 500 dollari. Non hai bisogno? Shotgun, 4.000. No, già fa. Chiaro, hai fatto rinnovato settimanalmente, dico bene. Sì, per 200 la pistola, 600 lo shotgun. Va benissimo, giovanotto, lo ringrazio. Mi farò risentire il prima possibile. Spero. Sì, mi scusi se sono conciato così, ma stavo provando i nuovi giubbotti. Sono arrivati. Sì. Vabbè, dopo delle sciroppi. Quanti ne abbiamo? Ce ne sono ancora tanti. Ammazza, però. Lei sono spariti, ecco qua. Poi, da bere, da mangiare, ce l'ho. Allora, vediamo un po'. Cocaina di qualità tagliata, diminuita, ormai, vabbè, non voglio saperlo. Ma... Un attimo che... perché stava al cellulare, non lavorava. Oddio, che male tu cazzo. No, infatti poi ci aveva anche rubato una penna della polizia. Vabbè, andiamo. Ok. Vieni, vedete, trovo Serena. E niente, sta screen. Sì. Tutto che... Quella è Marghe. Dove? In generale. Niente, non c'è nessuno in giro. Sono a downtown, yeah. A downtown non c'è nessuno, c'è solamente un po' di gente al garage centrale, ho visto io.
Sì, infatti la mattina non c'è sta nessuno, ragazzi. Ha ricevuto. E vorrei fermare qualcuno, fa una multa. Quindi non c'è nulla, nonna Dadda, non serve c'è nulla, perché c'è poca gente in... C'è della gente nel server, 39 persone, cioè se ci pensi, io ho giocato per dei mesi, per alcuni mesi, cioè ho giocato per 5 mesi con un server da 32 slot. Cioè, la gente la beccava, con 64 slot, invece con 30, 40 persone ci sono e non trovo gente, ma è colmo, veramente. Cioè. Sì, questo è il problema. Ci sono un sacco di persone, ma non si sa dove. Cerchiamo, cerchiamo, facciamo una multa almeno. Cioè, devo fare una multa per già sollecitare, sennò qualcuno è a correre, no? Cioè. Devo dirlo di tool. Tra le colline di Vinewood sembrava tutto tranquillo. A gara centrale ci sono 3-4 soggetti che parlano. Che si tratta? Penso a persone normali, pescatori, cose così. Mi sembra di notare Totò, ma Totò pesce. Sì, c'è Totò pesce, un medico e un'altra persona. Ho ricevuto. Ragazzi, mi ricordo, fate slash, sì, slash, punto esclamativo comandi, e vedete tutti i comandi, mi raccomando, entrate nel Discord, e per mettere sulla spunta, nella stanza vari link importanti, sulla spunta verde, per metterci, per mettere nella tag follower. Bravo, no, sì, lo so che tu hai già fatto tutto, però dico per quelli nuovi, ci sono dei nuovi. Ragazzi, se c'è qualcuno di nuovo, faccia punto esclamativo comandi, per vedere tutti i comandi. Quella. Facciamo la statale. Grazie nonno, grazie. No, non si è ancora sparsa molto la voce in giro della morte di Mike, quindi molta gente non mi chiama, ecco, perché non lo sa che è morto, quindi non è che mi chiama. Però vediamo, qualcuno. Oppure non vedo anche proprio nessuno in giro, ma che noia è? Allora, diciamo, andiamo a vedere la raccolta semi, quella in mappa, se c'è qualcuno. Posso andare solo in questo punto qua, io. Della morte di Mike, nessuno se ne... lo sa. Quante ce ne sono? 50.
Oramai è viva. Sì, alcune persone l'hanno detto, altri però no, non lo sanno, quindi però no, tipo magari i miei amici così, non è nessuno che mi chiama magari per dirmi qualcosa, boh. Strano. Oggi è entrato nel server, nel centrale, e Romolo da lì mi fa le condoglianze. Però Pasquale Soprano no. Niente gente no. Vabbè. Vabbè. Un po' sta cosa qui a Emily dà fastidio, sinceramente. Chi lo sa, forse no, forse sì, vabbè. Quaranta player, non ne trovo neanche uno, ma non è normale sta cosa. Dove cacchio sono? Devo vedere a paletto se c'è qualcuno. Sì, lo so, c'è stata delle rapine allo YouTube, l'ho letto delle denunce, avevo una tabesa, ho letto delle denunce. Però che palle, ma tu vai in giro e non trovi nessuno, poi tra 20 minuti devo staccare già la live, che senso ha? Tu chi è che sei in RP? Che non lo so, il tuo nome in RP? Che vedo che multa hai preso, se l'hanno segnata almeno, perché sai... Derek Morgan, vediamo un po' se c'è segnata sul database. Allora... 5% di multa addirittura, che cazzo è che andavi a 300? Aia! Ma che ancata, annaggi, scusa, ma porco Giuda. Andiamo a registrare. Ma da chi te l'ha fatta la multa? Ah, eccola, la vedo adesso, mi sa. No. Ma chi te l'ha fatta la multa a te? Michael, non il tenente. Perché non l'ha segnata oggi. Vabbè, non l'ha segnata. Sì, vabbè, mi interessa quanto chilometri in autostrada, non mi controllo mai la velocità in autostrada. Beh, se vuoi... Beh, allora, se tu sei sicuro, ma dico sicuro, che non andavi veloce e che lui non ti ha ripreso mentre andavi, diciamo, oltre il limite,
che non ti ha visto il nuotato da Velox, tu in teoria puoi fare il rompipalle e andare dall'avvocato e dire: oh, questo mi fa, mi ha fatto le multe, mi ha fatto la multa senza neanche sapere quanto andavo veloce. Io ti dico, puoi farlo, però c'è una rottura di valle, c'è una cosa, può essere definito anche, può essere di più pensato come Rosic da alcuni, boh. Ha detto non c'è nessuno. È lago, sempre lago. Ma che cazzo? Sarà la live. Vabbè, quanto ti ha tirato giù? Che qui, cioè, non ha scritto, non ha scritto niente, non ha scritto. Oh, vabbè, non è tanto, $800, dai. Sì, cioè, fatto bene, non lo porti troppo. Però sappi che se magari lui te lo dice, che non ti ha visto, non ti ha contato con l'autovelox, tu magari, oh, magari ti dice la bugia, però metti che te lo dice, ed è vero che non ti ha monitorato la velocità con l'autovelox, potete andare a rompere le palle con un avvocato. Adesso c'è un avvocato nuovo. Ciao Bioz! Salve, una sera vedova, ma vaffanculo. Ma no, ma da chi? Da madonna, io mi giro il cazzo. Da chi l'hai presa l'1% di multa? Da chi? Cioè, no, perché non è possibile, non segnano le multe sti cazzo di agenti, oh. No, cioè, Bioz, tu lo sai vero che sei registrato? Tu lo sai vero che sei registrato? FRP, te lo dico, sai che se hai registrato tu puoi andare a segnalargli in assistenza anche per noi, per FLRP, però. Perché in teoria se non ti chiedono documenti, la multa a chi cazzo la mandi, cioè, capisci? Cioè, quindi, sapete ragazzi, vero che FLRP, fare una multa senza che ti venga chiesto un documento, è FLRP, perché tu a chi cazzo la mandi la multa se non sai chi è? Cioè. Cioè, capito? Boh, mi sembra un po' strano, però, cioè. Se vuoi, boh, cioè, io non si mi sarebbe voluto segnalare le persone, ok, però. Però capi, ricordatevi che se vi fanno una multa pesante, anche il 5% che vi tira giù $15,000 magari. Teneteci conto che il fatto sta che se non ti chiedono documenti, cioè FLRP, perché non ti possono. Cioè, a chi cazzo mandi la multa? Cioè, io gente vado lì, ti do la multa. E cosa scrivo sulla tua anagrafica? Cosa scrivo io? Scrivo come ti chiami, capisci? Ricordatevelo.
importante. Cioè, aspettiamo che carica un po' la mappa, che vedo un po' che... Cazzo. Ma che cazzo? Ma infatti, cioè, dovresti chiedere il documento, la patente e vedere se tanto è sua. Sì, sì, è NPC local. Però boh, vabbè, oddio. Ho avuto doppia. Ah, non lo so, guarda, raga. Sinceramente, io quando faccio il traffic stop, la prima cosa che faccio è chiedo spegnere il motore, guardo la targa, così che la registro con la bodycam. Poi mi avvicino, chiedo documenti, patente e tutto, cioè, capisci? Ma è così che bisogna fare, boh. Raga, vabbè. Ma è fatto. Cioè, ma ragazzi, avete visto gente in giro voi? Sì, ho visto ora un auto che si dirigeva verso il ghetto. Io sono in zona, sono al Vanilla. Comunque, cioè, per dire, tante persone, ma non vedi nessuno in giro, cioè, ma cazzo è possibile? Non saprei, Emily. Io prima ne ho beccate di persone in giro. Ho visto che hai fatto anche la multa. Cioè, sì. Che cazzo hai fatto a fare la multa? Cioè, io non ho incrociato la macchina. C'era Conte che sfrecciava verso il tequila e ha detto che lui andava piano, ma abbiamo visto tutti che lui sfrecciava, no? Sì, però io non ho incrociato neanche la macchina, è avuto il culo. Prova a girare, non saprei, girare tra paletto, senti. I che? I fe che? Pils, eh? Che significa? Io ti dico, Wilson, solamente stai attenta che ieri non è andata a finire per un fermo stradale, bene. Ma chi? Ha aperto il fuoco. Ah, sì, ho ricordo, mi ricordo. Stai attenta, che mi supporto. Sì, sì, ma io ho aperto sempre quando mi fanno fermo un'auto. È perché girano in gruppo, capisci? Sì, sì, lo so, ma ho ben visto la bodica. Ah, ok, mamma mia. Io non conosco sta parola. Sono nel ghetto, in questo momento non c'è nessuno. Vi dico la punto vendita qui al ghetto che posso far vedere con i droni. Sì, infatti, Bios, guarda, veramente. Quando viene la droga? Oh. Sento rumore, sentite. Quanto costa la droga? Gorilla 158, Lemon 154, Marijuana pochissimo, non la coca tantissimo. Otteremo cespugli. Ditemi. Non c'è nessuno, raga. Sei fatti prima in live, no, non so se era in live o meno, prima infatti ho detto, no, non ero ancora in live lì. Mi ero accompagnato in casa, no,
fa... Quanto l'hai pagata la casa? Cioè... me l'ha regalata Mike, tipo triste, l'ha detto. me l'ha regalata Mike, questa casa. Quanto l'ha pagata? 100k. 100.000. Tipo, wow, è di merda, sono rimasta. Tristezza. Tristezza. Poi c'è da pure matrimonio, cazzo, non so da fare. La triste è il matrimonio, che brutto. Comunque è tutto bollito lì al punto. Oh, ma che due coglioni però, ragazzi. Ma dove cavolo è la gente? Dov'è? Dov'è? Vado a nord. Qua. Zona di Pinewood. Ui. Ma la gente lì non è giorno degli stipendi che è venerdì. Qui è Ryu Tanaka, Sto entrando in servizio. 14. Ragazzi, io devo staccare. Devo andare a cenare. Vado al 100% di benzina e vado ad andare a metterla via. Ciao Beth, Isnet Cafe, ciao. Salve sergente, ricordati che sono sergente, ricordatevi. Però vabbè, fa lo stesso. Quante macchine, ma che cazzo. Vabbè, ragazzi. Che invece è un po' così. Vabbè. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato la live. Noi ci vediamo stasera di nuovo in live. Qui sul canale. Vi ringrazio per aver guardato questa live. Di essere state con me. E ringrazio poi Mauro per aver stato. E ringrazio tutti gli altri per essere stati qui. Mi raccomando. Venite nel Discord e ci vediamo stasera. Ecco, ora che vado via, 15 spettatori. Ragazzi, mi dispiace per 15 spettatori che siete adesso. Sto chiudendo la live. Dico a tutti i 15 spettatori che in questo momento mi stanno guardando di venire stasera verso le 8. C'era 40 minuti di cominciare un'altra live. Pausa cena solo e dopo ci sarò per giocare di nuovo in streaming. Wilson. Sto spegnendo i droni un attimo. Vi ringrazio a tutti per aver guardato e ci vediamo. Ciao!